Ogni immagine del sole sulla Terra è soggetta alla turbolenza atmosferica. Qui, a Santa Maria degli Angeli, abbiamo la turbolenza atmosferica vicino al foro stenopeico, vicino alla lente, in questo caso, degli obiettivi equinoziali. Questo è l'obiettivo dell'equinozio che determina appunto la turbolenza dell'immagine. Ci sono dei momenti in cui si vede l'immagine vibrare tutta insieme, quindi si capisce, se ne capisce l'origine locale. Perché locale? Perché ci deve essere una bolla d'aria che è grande quanto l'apertura della lente, che è circa 5 centimetri. È una lente che ha una focale di circa 20 metri, per cui risulta a fuoco qui sul pavimento della chiesa. Per quanto riguarda l'eclissi di sole, ecco, questo è un momento di turbolenza globale. Per quanto riguarda l'eclissi di sole, quello che andremo a vedere su queste immagini sarà l'istante di primo contatto con la Luna è l'istante di ultimo contatto con la Luna. Da questo, confrontando questi istanti con le effemeridi per questo luogo, Roma, Santa Maria degli Angeli, oppure altri luoghi da cui si possono fare queste misure, si può verificare, una volta che diamo per scontato che le effemeridi sono perfettamente corrispondenti alla posizione del centro del Sole e del centro della Luna, si può verificare se il diametro del Sole è leggermente più grande, in tal caso l'eclissi inizia prima e finisce dopo, o leggermente più piccolo, in tal caso l'eclissi inizia dopo, qualche frazione di secondo dopo, e finisce prima. È cruciale per questo tipo di misura una buona risoluzione angolare, ma soprattutto ricostruire da un punto di vista del fit l'istante di contatto. Perché? Perché alla dimensione di un centimetro, adesso vediamo qui quanto è grande l'immagine, il dito sappiamo che è circa un paio di centimetri, vedete che le vibrazioni sono, in questo strumento, sono dell'ordine dei 2-3 mm. Questa è la turbolenza atmosferica. A queste vibrazioni si aggiunge il movimento, ma del movimento non ne terremo conto perché verranno fatte delle foto dalla verticale dell'immagine cercando, ecco, di individuare, di lasciare, diciamo, il posto dove ci sarà l'ombra della Luna, come sto facendo con la mano in questo momento, libero dall'ombra della macchina fotografica o del telefonino. Di conseguenza, però, con la turbolenza atmosferica, il momento del contatto della Luna è molto difficile da vedere proprio nelle vicinanze del contatto stesso, perché il bordo della Luna, a differenza dell'ombra del dito, non si vede se non quando sta sopra il Sole. E l'incertezza con cui si può vedere il bordo del Sole è dovuta proprio alla turbolenza atmosferica, quindi lo si può riconoscere soltanto se sta almeno due volte la turbolenza media, e cioè se si trova all'interno del disco solare già di un dito, ecco, di 5 mm, qualcosa del genere. È importante però avere delle immagini fin dall'inizio, perché se noi possiamo modellare il contatto tra il disco del Sole e il disco della Luna come il contatto di due dischi di diametro simile, è anche vero che fanno fede le osservazioni, quindi io il contatto lo vedo, magari il modello l'ho sbagliato, ma se il contatto lo vedo fa fede l'osservazione, che deve essere fatta nella maniera migliore possibile. Ecco, in questi 5 minuti in cui il Sole ha percorso uno spazio pari a mezzo metro su questa
su questo pavimento della Basilica di Santa Maria degli Angeli, il pavimento d'ingresso. Su cui la luce viene mandata appunto da queste lenti. Ci sono alcune lenti, c'è la lente rossa, che è la lente degli equinozi, da cui adesso prendiamo luce direttamente, e poi c'è anche la lente gialla che manda la luce dall'altro lato. Anche questo telescopio verrà utilizzato per fare lo stesso tipo di operazione. Viene misurato momento per momento la frazione di diametro, la corda che la Luna taglia sul disco del Sole. E qui diciamo possiamo fare sempre la stessa rappresentazione. Questa è l'ombra della Luna, la corda viene misurata da qui a qui e viene misurata in frazione del diametro. In questo modo possiamo avere una misura della magnitudine dell'eclissi. Originariamente l'eclissi veniva misurata in digiti, ossia in parti, in frazioni del diametro, dove tutto il diametro coperto sarebbero 12 digiti, e frazioni del diametro coperto dalla Luna. Questa eclissi è un'eclissi parziale di 20%, quindi abbiamo, se fossero 10 ne avremmo 2 di digiti, con 12 abbiamo quasi 3 digiti. Ecco, anche qui l'immagine si sta spostando e verrà analizzata proprio nel fenomeno dell'eclissi la settimana prossima. E qui abbiamo la fase dell'abbagliamento, per cui non vediamo, vediamo la ghost image dell'immagine gialla, della lente gialla. E il terzo telescopio in funzione sarà... Il terzo telescopio in funzione sarà la... Vieni. Il terzo telescopio in funzione sarà... A parte pure della meridiana, sì, sì. È la stessa cosa? Adesso te la spiego. Il terzo telescopio in funzione è proprio la meridiana grande, che mostrerà sempre una frazione di sole occultato. Adesso è mezzogiorno e 26, quindi mancano alcune decine di minuti, mezz'ora al passaggio meridiano. Ecco l'immagine del sole. Ecco, questa immagine sarà occultata dalla Luna. Qui abbiamo che il sole si muove verso ovest e quindi questa è la direzione ovest, quindi questa è la direzione est, e la Luna, che si muove in modo diretto verso est, arriverà da questa parte e lascerà scoperta, a seconda, siccome l'eclissi è più totale, è più grande man mano che andiamo in sotto verso l'Africa, vuol dire che la parte che sarà occultata è questa qui, quindi la Luna getterà la sua ombra nella parte inferiore dell'immagine dell'eclissi. Anche il passaggio meridiano, nuvole permettendo, avverrà con la Luna davanti al disco del Sole. Chiaramente, per avere un'idea circolare, ci dobbiamo mettere con lo stesso angolo, come in questo caso, dell'incidenza uguale all'angolo di riflessione, in modo che il disco solare ci appare tondo, e con questo tipo di prospettiva vedremo anche la Luna della stessa forma.
passaggio meridiano avverrà intorno a questa zona qui, 55 gradi dallo zenith, tra 54 e 55 gradi dallo zenith. Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma.